Tu di sogni ne hai realizzati tanti, insomma, in buona sostanza più o meno tutte le cose che ti metti in testa di fare le riesci a realizzare. Ecco, come si realizza un sogno? Cosa possiamo dire alle persone che ci ascoltano, che ci guardano? Quali sono gli ingredienti per realizzare un sogno, secondo Oscar Farinetti? Intanto bisogna essere capace di sognare, operazione numero uno. Sognare è la parte più bella, più interessante della vita, perché sai, la vita è un viaggio strano, un viaggio molto divertente. Tuttavia non conosciamo bene da dove partiamo e non sappiamo neanche tanto bene cosa ci sarà quando arriviamo, insomma, no? È una sorta di viaggio incredibile tra due punti sconosciuti durante il quale ci divertiamo. A questo punto l'unica cosa che ci resta è sognare. Tu sai meglio di me, perché lo applichi da sempre, che l'immaginazione alla fine è la vera realtà della tua vita, quello che riesci a immaginare poi riesci a fare. E quindi per sognare prima di tutto bisogna essere capaci di gestire l'imperfezione. Bisogna sapere che l'obiettivo è un orizzonte che va sempre più in là e che probabilmente il cammino per raggiungere l'obiettivo è più importante dell'obiettivo stesso. E sono molto importanti le persone che salgono sulla barchetta con te mentre vai su quell'orizzonte che non raggiungi mai. E poi è molto importante applicarsi per cercare di raggiungere il sogno. Tuttavia, per farcela, bisogna curare bene la prima parte, che è l'analisi. Quindi in qualsiasi costruzione progettuale, qualsiasi sogno ha due parti, l'analisi e la costruzione progettuale. Quello che non devi mai sbagliare l'analisi, perché se sbagli l'analisi vai nella direzione sbagliata e in qualsiasi costruzione progettuale non porterà a nulla. E tutte le volte che ho sbagliato nella vita mi sono accorto dopo perché ho sbagliato l'analisi. Quindi conviene dedicarci del tempo. L'analisi consiste nel guardare lo scenario e vedere se esiste una breccia per il tuo sogno, cioè se il tuo sogno è applicabile, no? Perché poi sai, devi sognare, devi fare, sì. Cioè, però devi avere anche un po' di culo. Un po' di culo se ci vuole, sennò è un problema. Anzi, fattore C. Se ne hai tanto è meglio ancora. Anch'io dico fattore C importante, devi muoverlo soprattutto. Alzare se devi la sedia e andare. Bravo.